Siamo con Pippo Azzolina, proprietario della mostra sulla destra a Messina. Ci vuole raccontare un po' come nasce questa raccolta, questa mostra? Era la memoria storica. Nel 1972 ho aderito al fronte della gioventù. Avevo 16 anni e da allora raccolgo materiale. Dopo 40 anni e più, adesso, grazie al vento dello stretto, abbiamo fatto questa mostra, così questi pezzi, molti sono unici, storici, e vedono la luce. Li possiamo condividere con gli altri amici e con la città. È una mostra che inizia dalle origini, dal fascismo, con la squadra La Manicomio del fascio di Messina e con Gennaro Villelli, che fu il capo carismatico del fascismo siciliano, e successivamente nel 1946, con la nascita del movimento sociale, anche del movimento sociale messinese. La mostra è composta da un centinaio di manifesti e da documenti del movimento sociale, del fronte della gioventù e di tutte le altre associazioni giovanili, che partono dal 1900, anche questi dal 1946 fino al 1995, quando il movimento sociale praticamente si scioglie e nasce Alleanza Nazionale. C'è una raccolta completa di tessere, sia del movimento sociale che del fronte, che della Giovane Italia e del FUAN, una raccolta di cartoline, una piccola campionatura di facsimili e altro materiale.